Riconversione ex Unilever. Dal presidente del nucleo industriale di Pozzilli spiragli di ottimismo. Dopo lo stop di Invitalia al piano originario, la parte imprenditoriale sta agendo con rinnovato interesse per riprendere l'iter, dice ai nostri microfoni Pasquale Colitti. Di qui la richiesta di precisazioni sulla generica espressione parte imprenditoriale, visto che la P2P, la nuova realtà industriale, nasce dalla joint venture paritetica tra Unilever e Seri, azienda del gruppo Civitillo. Mi sento di confortare tutti nel dire che la parte imprenditoriale non ha assolutamente perso interesse, anzi, sta agendo con un rinnovato interesse, sta riprogettando tutto quanto necessario per poter riprendere l'iter che, ahimè, si era appunto concluso con esito negativo. Per parte imprenditoriale intende Unilever e Civitillo? Unilever certamente, peraltro non ho informazioni di dettaglio anche perché queste sono cose che riguardano appunto i privati, non il consorzio industriale. È ovvio che il consorzio rimane nella sua componente amministrativa, rimane a disposizione e a sostegno delle imprese già insediate che vogliano reinsediarsi. E dunque, se il progetto originario, al netto di un eventuale ricorso al TAR, non dovesse essere approvato, la possibilità del passo indietro di Seri è concreta. A quel punto, la mission della riconversione, legata alla creazione a Pozzilli di uno dei siti più avanzati in Europa per la produzione di plastica riciclata, dovrà essere drasticamente rivista.